Presidente, appalti, Roma-Pescara, resterà una chimera? No, qui si sta solo discutendo del fatto se la fonte di finanziamento utile sia quella del PNRR o quella dei fondi sviluppo e coesione o bilancio ordinario. Per noi nulla cambia se si paga con la tasca destra o con la tasca sinistra. Quello che è certo è che l'opera si fa e che dopo 100 anni quasi di disinteresse dello Stato per le ferrovie abruzzesi, oggi c'è un progetto che è stato condiviso tra Lazio, Abruzzo, Ministero ed RFI, ci sono progetti che hanno già ricevuto tutti i pareri e che stanno per andare in gara d'appalto. Se poi il governo ci dice che la tempistica stretta del PNRR mette a rischio la prosecuzione di quel finanziamento e quindi preferisce finanziarlo con altri soldi, a me poco o nulla cambia, l'importante è che si vada avanti e che si fa, ma non ho dubbi che il governo Meloni porterà avanti questa importante opera strategica. Quindi a Roma non si rema da un'altra parte? No, con Roma stiamo anzi remando insieme, anche con il presidente Rocca ci siamo già visti nei pochi giorni in cui lui è stato, diciamo, ha assunto la carica di presidente della regione, e stiamo assolutamente condividendo anche questo percorso. Autonomia differenziata, da che parte sta lei? Sto dalla parte di chi ha chiesto e ottenuto su questa legge il fatto che verranno finalmente, dopo anni di chiacchiere, determinati i livelli essenziali delle prestazioni per ogni tipo di prestazione e per ogni tipo di servizio che deve essere reso ai cittadini, per superare quelle distorsioni che hanno provocato, quelle sì, la frattura dell'Italia in almeno due se non tre parti, perché l'Italia a velocità diverse già esiste, la differenza e la sperequazione già esiste e le attuali politiche di coesione non sono servite a ridurre questi svantaggi competitivi e questi limiti. Quindi l'Abruzzo entra nella schiera delle regioni pro, a favore? L'Abruzzo non ha mai chiesto, chiariamolo, perché poi qualche campione del patriottismo unitario che oggi si agita contro la proposta di legge del governo Meloni è lo stesso che ha chiesto l'autonomia nei mesi e negli anni scorsi. Parliamo della Campania, dell'Emilia Romagna, tutte le regioni di sinistra, tutte le regioni d'Italia tranne l'Abruzzo hanno fatto richieste formali più o meno avanzate di autonomia, quindi con me devono fare poco, diciamo, poche battute e poche chiacchiere. Noi abbiamo partecipato e io personalmente ho anche in qualche maniera contribuito a scrivere il programma di governo sull'autonomia, l'autonomia funziona se c'è la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e se c'è il fondo di perequazione che funziona. Quando questo funziona e viene alimentato, l'autonomia diventa un'opportunità per fare in modo che alcune questioni che oggi vengono gestite direttamente dallo Stato in maniera inefficiente e con forti ritardi nell'attuazione dei programmi possano essere gestiti sul territorio. Penso anche a cose banali come il dragaggio dei porti, ci sono porti che sono un decennio che aspettano di essere dragati perché le procedure pretendono che si debba passare per Roma per ottenere l'autorizzazione a scavare la sabbia e a portarla magari in mezzo al mare da un'altra parte. Forse se le potessimo fare e autorizzarcele a livello regionale con i nostri uffici e con le nostre strutture avremmo porti che funzionano e non staremmo a discutere di dove mettere la sabbia. Si avvicina il 6 aprile. Si avvicina il 6 aprile e noi ovviamente parteciperemo come tutti gli anni in maniera convinta, commossa a quel momento di ricordo del sisma dell'Aquila che possiamo celebrare a testa alta perché il lavoro fatto sulla ricostruzione da queste amministrazioni e dall'amministrazione del Comune dell'Aquila parla da solo. Nei giorni scorsi, dopo tre anni di continui rinvii, il CIPES in tre mesi di lavoro di questo governo ha approvato 50 milioni per la ricostruzione delle scuole, che è un baluardo della ricostruzione non soltanto fisica ma anche sociale e culturale del territorio, ed è stata una risposta molto importante, come altrettanto importante è stata la risposta con la conversione in legge del decreto sisma. Questo governo ha dimostrato di avere tra le proprie priorità la ricostruzione, uno dei primi decreti legge del governo era dedicato al sisma e anche qui, dopo anni in cui il Parlamento delle legislature precedenti respingeva le richieste dei territori, ha finalmente approvato misure fondamentali, compresa quella della stabilizzazione del personale che consente di poter lavorare per gente qualificata, esperta, che ormai ha imparato e sa e che rischiavamo di perdere nei nostri uffici e che quindi può portare avanti le pratiche della ricostruzione. La Meloni ci sarà?
questo chiedetelo a Palazzo Chigi, è chiaro che noi la aspettiamo a braccia aperte come in tutte le occasioni e come in qualunque altra occasione qui in Abruzzo. Presidente, 1400 giorni di governo regionale, oggi è tempo di bilanci, qual è il suo bilancio? Noi presenteremo un bilancio positivo di una regione che ha saputo anche passare attraverso la pandemia del Covid, 2 anni di emergenza Covid, più quella perdurante dell'emergenza energetica e dell'inflazione provocata non ultimo dalla guerra in Ucraina, con risultati molto importanti. Presentiamo numeri importanti sulle assunzioni negli ospedali, il personale è di molto aumentato sia a livello dirigenziale, cioè i primari. Abbiamo trovato il deserto dentro i nostri ospedali 4 anni fa e oggi abbiamo colmato quasi tutte le posizioni da primario, oltre ad aver assunto infermieri. Portiamo a casa centinaia di milioni di finanziamenti in vari campi, dall'edilizia sanitaria a quella scolastica, agli interventi sull'idrico, una regione che 4 anni fa non aveva l'acqua potabile nelle case, soprattutto d'estate e in particolare in alcune città della costa. Oggi abbiamo centinaia di milioni di progetti finanziati, alcuni dei quali già in corso e rispetto ai quali già si vedono i primi risultati, per non parlare dell'acquifero del Gran Sasso, uno dei grandi temi lasciati inevasi per 20 anni a fare chiacchiere. Oggi c'è un commissario che sta lì sotto con l'elmetto in testa a progettare, tra poco partiranno i cantieri per la messa in sicurezza dell'acquifero e risolvere un altro dei grandi problemi dell'Abruzzo, oltre appunto alle infrastrutture di collegamento di cui abbiamo parlato, come le ferrovie, le strade di collegamento con le altre regioni. I cantieri sono aperti sia sulla Pedemontana Teramo Ascoli, a giorni apriranno, sia sulla Montereale Amatrice. Abbiamo il progetto pronto per la Vezzano Sora. Insomma, stiamo togliendo l'Abruzzo da quella marginalità e da quell'isolamento che lo caratterizzava e lo penalizzava. Marsiglio è candidato per le prossime elezioni regionali per il centrodestra? Questo lo sto dicendo da 3 anni, quindi non è una notizia di oggi. Io presento oggi il mandato di 4 anni con gli impegni alla chiusura della legislatura e poi saranno fra 1 anno i cittadini abruzzesi a decidere se questi numeri e se questo lavoro merita di andare avanti e di continuare e di portare a casa la chiusura di un ciclo importante di programmazioni e di investimenti o se toccherà ad altri.